Devo dire che inizialmente quasi avrei accettato questo assist che mi hanno fatto, perché devo dire che la situazione dei comuni è veramente ingestibile e Casteldaccia non è assolutamente un'eccezione. Però abbiamo deciso tutti e sette i sindaci che eravamo decaduti grazie a questo emendamento alla finanziaria. Non capisco come mai si possa fare un emendamento alla finanziaria che poi preveda la decadenza dei sindaci. Comunque in Sicilia tutto è possibile e quindi avevamo deciso di fare ricorso perché la norma che è stata approvata era una norma incostituzionale perché è retroattiva e poi non capisco perché si debba legare la decadenza del sindaco quando il sindaco e la giunta hanno approvato il bilancio, o nel nostro caso il dissesto, e a causa di un consiglio comunale che non vuole approvare il dissesto o il bilancio o il consuntivo, debba pagarne le spese il sindaco e la giunta. Noi abbiamo fatto tutti gli atti, li abbiamo fatti a novembre e fino a marzo ci hanno ricattato, facendo mancare il numero legale, non votando, andando in parità nelle votazioni. Finché poi a un certo punto è arrivato il commissario che ha approvato e quindi ha sospeso inizialmente il Consiglio Comunale. Nel frattempo è arrivata questa norma presentata di notte, forse neanche l'avevano letta i deputati e non si aspettavano che potesse creare questo grosso sconvolgimento, perché saremmo decaduti noi sette sindaci, poi peraltro il comune più grande è quello di Casteldaccia, quindi magari sarebbe passata in sordina se non avessimo acceso i riflettori sul fatto che fra poco sarebbero decaduti tutti gli altri comuni della Sicilia perché nessuno ha approvato i bilanci. Abbiamo sentito la solidarietà dei sindaci e i sindaci hanno attaccato questa assemblea regionale che legifera, che spesso non ha il tempo di legiferare a vantaggio dei cittadini o di andare a risolvere i problemi dei cittadini che ci attanagliano e dei comuni naturalmente, che non hanno soldi, che non hanno trasferimenti, eccetera, però poi si fanno le normette per accontentare il deputato di turno. Questa è una cosa veramente vergognosa. Questa noi l'abbiamo combattuta, io sono stato il secondo sindaco che si è stato riammesso nei poteri e il 18 maggio ci sarà il merito, ma nel frattempo Scontata che la decisione sarà positiva. Con quale spirito, con quale atteggiamento, dopo queste vicende, tornate in campo? Beh, torniamo in campo con sicuramente con delle idee chiare. La prima è questa, il Consiglio Comunale non c'è più, sa benissimo che non ci sono più ricatti, almeno per me. Io ho l'ultimo anno da fare e lo farò andando dritto.